ritrovati. Questa sera sono insieme al professor Di Fiorino. Buonasera professore, buonasera. Sempre qui a Nocchi, Villa Il Contesso, Camaiore. E si parlerà di un argomento un po', tra virgolette, scottante, professor Di Fiorino, perché io leggo in questo libro che lei ha scritto in collaborazione con Giorgio, mi dica lei? Giorgio Corretti. Giorgio Corretti, le perversioni, il lato oscuro del comportamento sessuale. Questo è molto importante, interessante, anche perché così si leggono sui giornali tante di quelle cose, proprio per perversioni sessuali. Quando inizia l'interesse scientifico per le perversioni sessuali, appunto, professore? Nella seconda metà dell'Ottocento, che il barone Richard von Krafft-Ebing pubblica un libro, Psicopatia Sessualis, che diventerà molto famoso. Non solo il titolo è in latino, ci sono anche delle parti del libro appunto scritte in latino, proprio perché il barone temeva che ci fosse un interesse, come dire, non professionale, un po' pruriginoso su questi argomenti. E comunque è il primo studio scientifico, in quanto non c'è solo una descrizione di comportamenti, perché evidentemente ci sono sempre stati dei comportamenti in qualche modo anormali, anche se la norma in questo ambito è cambiata nel corso dei secoli. Però ecco, quello che soprattutto appunto fa von Krafft-Ebing è anche far parlare queste persone, e quindi noi vediamo proprio il vissuto, che tipo, e naturalmente anche c'è un tentativo, diciamo, di dare una sistemazione, quindi di creare una classificazione dei disturbi. Quindi sì, i comportamenti perversi, come appunto venivano all'epoca chiamati, oggi si usa un termine di origine greca, parafilia, per dire in fondo un amore che si pone, diciamo, al lato, che quindi che non è quello normale. Ecco, i comportamenti perversi per la prima volta vengono classificati e entrano, diciamo, nei trattati di psichiatria, quindi vengono letti con il modello, diciamo, medico. Quindi non è solo, come dire, un'aberrazione o un qualche cosa su cui vengono dati dei giudizi di tipo morale, ma certo, per la prima volta si cerca anche evidentemente di dare un aiuto, di dare una mano a persone che hanno problemi di questo tipo. Sì, ricordo sempre che il professor Di Fiorino è primario di psichiatria all'ospedale Versilia, insegna anche psichiatria forense all'Università di Pisa, per cui diciamo che è un argomento proprio di tutto campo per quanto le riguarda. E appunto, appunto per le perversioni sessuali volevo sapere anche cosa c'è di nuovo, cosa si studia di nuovo per queste perversioni. Sì, quello che abbiamo cercato con Corretti anche nel fare questo libro è un po' di avvicinarci a questo argomento, come dicevo, classico, però con un approccio che è quello della psichiatria di oggi, che considera un aspetto, come dire, dimensionale. Cosa significa questo? Che in definitiva non ci sono solo delle perversioni che noi vediamo proprio come qualcosa evidentemente così lontano da noi. Non so, per esempio pensiamo alla zoofilia, no? Avere un rapporto sessuale con un cadavere, qualche cosa che ripugna e più. Vabbè, certo. Ci sono altri invece comportamenti che in definitiva poi non sono così distanti, per esempio, non so, il voyeurismo, cioè il vedere, provare piacere nel vedere persone nude. Questo da alcuni autori, naturalmente ci si basa su delle ricerche che sono state condotte, ecco, sembra essere in realtà un comportamento estremamente diffuso e che in definitiva non è che interferisce in genere più di tanto nella vita delle persone. Quello che cambia, ecco, non è tanto quindi la curiosità, per esempio, nel vedere persone nude, è se io sono disposto a rischiare per pormi in una situazione che mi permette di vederle. Quindi è l'atteggiamento del rischio che una persona accetta, quindi per esempio persone che si appostano nelle pinete, no? Certo. Allora lì c'è evidentemente un aspetto che diventa importante, ma altrimenti a livello dimensionale, finché una qualche curiosità che una persona può esercitare in qualche momento, per esempio pensiamo all'esplorazione che c'è anche in ambito sessuale durante l'adolescenza, no? Sì. Se uno ha delle curiosità, se uno anche cerca di vede delle riviste pornografiche o va in luoghi dove ci sono persone spogliate, ecco, questo sicuramente non può essere definito un disturbo. Perversione, quindi quello no. Che in definitiva è soprattutto, ecco, nell'idea del disturbo, della malattia, c'è la esclusività, quando questa diventa l'unica modalità
evidentemente che assorbe la persona, che coinvolge talmente, che prende talmente la persona, per cui poi tutta la sua vita sessuale e molte volte tutta la sua vita ruota intorno a Certo. questo aspetto. Quindi, se ho capito bene...